leggendo l'articolo 112 dell'ultimo decreto del governo Conte, in Abruzzo rimaniamo basiti. Noi abbiamo 12 comuni che elenco: Castilenti, Castiglione Messerremondo, Bisenti, Arsita, Montefino, Elice, Picciano, Civitella Casanova, Farindola, Montebello di Bertona, Penne, Villa Caldari di Ortona, che sono rientrate nelle famose zone rosse. Leggendo l'articolo 112 dell'ultimo decreto, ben 6 di questi 12 comuni sono stati esclusi, ossia i 5 della provincia di Pescara, tranne Elice, e il comune, la frazione di Villa Caldari di Ortona. Perché il decreto recita che il fondo, costituito di 200 milioni, è destinato solamente ai comuni che sono stati per ben 30 giorni consecutivi in zona rossa. Siccome i comuni della provincia di Pescara e Caldari di Ortona sono stati tra i 26, 27 o 28 giorni all'interno della zona rossa, sono esclusi. Riteniamo che questa scelta sia una scelta di un criterio che non è assolutamente né da prendere in considerazione né ragionevole, e penso molto offensivo per l'Abruzzo. Quindi io invito i consiglieri regionali, il Partito Democratico, il Movimento 5 Stelle a fare una battaglia all'interno del loro governo per far ripristinare un criterio giusto, e quindi che venga data capienza e riferimento anche a quei comuni che sono stati sotto i 30 giorni, perché questo è un fondo importante per i comuni, per le imprese e per le famiglie, che in questo caso sarebbero esclusi per i comuni nostri. Io invito i consiglieri, quindi, oltre a fare conferenze stampa diciamo vane e senza senso a volte contro il governo Marsilio, io farei una conferenza stampa contro il governo Conte per tutelare i nostri cittadini, che per ben 28-27 giorni sono stati chiusi, sono stati recintati all'interno del loro comune, e oggi non si capisce perché è stata presa questa decisione, che è fortemente penalizzante per l'Abruzzo e ancora di più per la provincia di Pescara.